quelli di contenuto più generale. Io adesso voglio assodare con voi, ma nel giro di 20 minuti, perché bisogna avere le idee chiare e trovare subito le soluzioni, i primi tre punti che erano rimasti non esaminati nel corso della riunione che abbiamo tenuto in precedenza. Primo punto: personale estraneo alla società utilizzato sui servizi aziendali sia in luogo di quello in forza alla società. Dato che sono abituato a parlare sempre delle cose da fare, non delle cose che sono state già fatte, la mia proposta è la seguente. Premesso che al consiglio di amministrazione della SIA io personalmente partecipo sempre a tutte le riunioni, perché in rappresentanza della proprietà partecipo al CDA. E allora, preso atto che voi mi segnalate questa cosa, a me non interessa adesso fare un'indagine sul passato. La mia proposta, se vi soddisfa, è la seguente: al prossimo consiglio di amministrazione, non so se si è già fissato, ma comunque sarà a breve, nel prossimo consiglio di amministrazione, in rappresentanza della proprietà, chiederò al CDA di non autorizzare nessun tipo di utilizzo di personale non SIA per nessuna ragione, se prima non c'è l'espresso consenso da parte del consiglio di amministrazione e se prima su questa proposta, richiesta, segnalazione non è stato acquisito il parere delle rappresentanze sindacali aziendali. Mi spiego meglio, ancora ho parlato troppo burocratissimo. Dovesse nascere domani mattina la necessità di chiamare una persona per raccogliere un pezzo di carta che sta nel piazzale della SIA, l'amministratore delegato deve chiedere il permesso. Non ho messo limiti di soldi, né tipo di impiego né altro, qualunque, di qualunque genere, specie, attività si debba impiegare una persona che non è dipendente della SIA, una persona, l'amministratore delegato dovrà chiedere preventivamente il consenso del CDA e il CDA non darà questo consenso se prima non avrà consultato e recepito il parere delle organizzazioni sindacali. In questa maniera io intendo stabilire un limite chiaro all'utilizzo di personale non SIA. Non posso dire non deve essere utilizzato in assoluto, perché domani mattina possiamo aver bisogno di una cosa particolare che noi non abbiamo a disposizione, ma dove, ove mai questo dovesse succedere, dato che proprietà e CDA stanno in funzione dalla mattina alla sera e dato che questo è un tema che interessa i sindacati, chiederò al consiglio di amministrazione nella prossima riunione di stabilire questa regola inderogabile, inderogabile. Da parte mia garantisco che il parere preventivo, non accuse fatte, preventivo delle organizzazioni sindacali sarà, se non vincolante, tenuto presente in maniera fortissima da me, e questa è la garanzia che do io personalmente, perché chi conosce la situazione dell'azienda siete voi insieme con l'amministratore delegato e con i consiglieri di amministrazione, però io devo essere garante di questa situazione. Perché ho preso questa impostazione? Perché secondo me questo è un tema molto delicato, è un tema molto sensibile, è un tema sul quale si stanno esercitando tutte le malelingue di questa città e delle città vicine, e allora su questo tema io intendo esercitare un controllo assolutamente diretto e penetrante.
non credo che il consiglio di amministrazione abbia delle difficoltà. Per voi va bene questa soluzione? Un sindacato, per piacere, mi dice sì. Se mi dice sì, bene, se mi dice no, mi dice qual è la soluzione alternativa, purché non si parli del passato, signori, perché io del passato non posso più mettere rimedio. Quello che è successo è successo. Va bene. Ho detto tutti i servizi. Allora, se siamo tutti d'accordo, andiamo avanti. Gli altri due punti io li ho messi insieme perché, a parere mio, che non capisco niente, personale part-time e eccessive ore di straordinario vanno insieme da discutere. Punto primo, personale part-time. Signori, non esiste che un'azienda pubblica violi la legge. Se la legge stabilisce che non possiamo avere più di una certa percentuale di personale part-time, cari ingegnere Jung, noi dobbiamo rispettare la legge. Fino adesso che cosa ci siamo detti? Era una situazione che si era creata precedentemente. Va bene, però questa giustificazione, non la chiamo scusa, la chiamo giustificazione perché ha una sua, come dire, legittimità. Però non può durare in eterno. E hanno fatto bene i sindacati a sottolineare questa cosa. Noi dobbiamo ridurre il personale part-time. Ridurre in che senso? Ridurre nel senso che parte di questo personale deve diventare a tempo pieno. Non mi veniva. Vabbè. A tempo pieno. Dato che sappiamo tutti come stiamo combinati a soldi, dobbiamo cercare di, questa è la mia idea, adesso voglio sentire a voi, dobbiamo cercare di recuperare il denaro necessario per pagare a tempo pieno un certo numero di lavoratori, non penso che sarà possibile tutti, ma adesso imparerò da voi le soluzioni, dobbiamo fare in modo che questi soldi si recuperino attraverso la riduzione delle ore di lavoro straordinario, cominciando a dare alla parola straordinario il suo significato letterale, cioè straordinario è una cosa che adesso succede e io non ho previsto. Tutto ciò che è previsto, tutto ciò che è ripetitivo, tutto ciò che è continuativo, mi dispiace signori, ma non è straordinario. Non è straordinario, straordinario è quando succede una cosa imprevista. Allora non mi dite che succedono cose impreviste per quando il cazzo di ore di straordinario facciamo, non mi dite che tutte queste 2016. O nel 2006 hanno successo cose straordinarie, oppure 20.000 non si giustifica. Nessuno 8.000. Allora, cominciamo. Se siete d'accordo, una per sindacato mi può esporre qual è la propria opinione, l'opinione della propria organizzazione per vedere di realizzare queste due cose che ho detto? Introduco io una proposta a CISL. Perfetto. Allora, Presidente, noi diciamo come CISL, io sono Canessa, diciamo noi abbiamo degli straordinari, noi vogliamo ridurre gli straordinari strutturali, che cosa voglio dire? Gli straordinari chiaramente, gli eventi eccezionali che manca la persona, si assenta per malattia, non puoi fare niente. È evidente. Se c'è un contratto col comune e devi rispettare quel contratto, devi chiamare per forza la persona. Perfetto. Io come eventi carenze strutturali parlo di quelle situazioni, noi almeno abbiamo relazionato all'azienda, ad esempio su Trinitapoli, abbiamo che da contratto noi dobbiamo fornire dei servizi in cui ci servono, che ne so, 23 unità, ne forniamo 18, la differenza è tutta straordinaria e quel personale va da Margherita a Trinità ed è là il grosso problema per il momento. Detto così, scusami, no, ti posso chiedere una cortesia? Ma non sto facendo una scusami, cortesia. Scusami, no, una cortesia a me, personalmente. Allora,
evitiamo di fare gli esempi, perché no, ti spiego sugli esempi poi adesso lungo di nuovo spiegare perché magari un altro datemi allora quando tu mi dici strutturale io ho capito benissimo che sì, almeno quello benissimo, quindi non è colpa di nessuno, non stiamo a fare colpa di nessuno, strutturale, cioè se ho capito bene la prima proposta che fa la CISL è questa, di ridurre strutturalmente le ore di straordinario.